Ciao raga, bentornati qua su The Nerd Station alla mia Top 7. Spero che poi in fase di montaggio io abbia messo l'eco a questa cosa, perché sennò è uscito un cartino. Detto ciò, la Top 7 di oggi secondo me alimenterà tante discussioni qua sotto, perché si parla di PlayStation 2, quindi ognuno avrà la sua sicuramente. Ma bando alle ciance e lanciamo la sigla! Top 7 PlayStation 2, eccoci qua. Prima di tutto, prima di cominciare, spaccate il tasto like qua sotto, condividete, iscrivetevi al canale, azionate la campanella ogni mercoledì sera 20:30 e muoviamo di sera 20:30 Top 7. Al settimo posto della mia personale classifica per PlayStation 2 io metto il gioco derivato da una mod di Resident Evil e si parla di Devil May Cry. Se non lo conoscete, ragazzi, smettete, levate il joystick di mano, perché non si può conoscere Devil May Cry. Cioè, vabbè. Devil May Cry, gioco del 2001, è un videogioco per PlayStation 2 prodotto dalla Capcom. Videogioco d'azione con forti elementi esplorativi. Il giocatore deve affrontare una serie di livelli dal design gotico, accompagnato da una colonna sonora heavy metal costante che enfatizza i continui combattimenti. Il protagonista è Dante, un mezzo demone, figlio del demone Sparda e dell'umana Eva. Questo primo capitolo è il secondo della serie in ordine cronologico. Il filmato introduttivo mostra la narrazione delle gesta di Sparda, un antico demone che si oppose ai suoi stessi simili in favore del genere umano in una guerra tra le due razze. Sparda sconfisse ed esiliò i suoi simili, impedendo loro di poter tornare fra gli uomini, bloccando ogni possibile passaggio fra il mondo demoniaco e quello umano. Egli regnerà poi diversi anni sulla Terra, diventando leggenda e venendo successivamente soprannominato il leggendario Cavaliere Nero. Al sesto gioco, lo so, non ci crederete mai, ma metto la serie di Guitar Hero, Guitar Hero Series. Mi ci sono divertito un sacco con la chitarretta e Guitar Hero. Dopo un po', non so se solo a me la vista, andavo a vedere queste cose che andavano in questa direzione così, dopo un po' mi si sfasava la vista, non so perché, forse è un problema tutto mio personale, ma io mi ci divertivo un casino, ce l'ho sempre la chitarra, tanto ci gioco con Guitar Hero, quindi Guitar Hero serie, tutta la serie di Guitar Hero, va! Guitar Hero, tutta la serie! Popolari videogiochi musicali pubblicati da Red Octane e dalla Activision e da Konki Vue. La serie è divenuta famosa per l'utilizzo di una periferica a forma di chitarra, per simulare un musicista mentre suona musica rock, rappresentata sullo schermo da note colorate che corrispondono a dei pulsanti posti sul manico della chitarra. I videogiochi supportano sia la modalità singola sia la modalità cooperativa, oltre che la vera e propria competizione tra due sfidanti. La serie ha utilizzato delle popolari canzoni rock, punk e metal, proponendo inizialmente quasi esclusivamente cover per poi passare ad un numero via via sempre più alto di brani originali, fino ad arrivare a tracklist interamente composte da brani originali come avviene negli ultimi capitoli della serie. La serie è stata sviluppata dalla Harmonix Music Systems dal 2005 al 2007, dopodiché il team di sviluppo ha siglato un accordo con MTV Games e ha lasciato il franchise in mano a Neversoft per mettersi a sviluppare il diretto concorrente, ovvero la serie di Rock Band. Neversoft ha portato il brand su tutte le piattaforme possibili, compreso il portatile Nintendo DS, grazie ad un'apposita periferica aggiuntiva. Il videogioco, ad agosto 2009, ha venduto più di 35 milioni di copie, totalizzando più di $1 miliardo di fatturato. Nel febbraio del 2011, il produttore ha deciso di sospendere lo sviluppo di videogiochi legati alla serie per via del ridotto interesse del pubblico sui giochi musicali. Al quinto posto torniamo con i vecchi personaggi di una volta in un platform adventure che mi è piaciuto un sacco e parlo di Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, gioco del 2005, è una celebre serie di videogiochi di ruolo action sviluppati e pubblicati da Square Enix, originariamente da Square, diretta dal designer di personaggi ed autore Tetsuya Nomura.
Nata dalla collaborazione tra Square Enix e Disney Interactive Studios, Kingdom Hearts è un crossover tra Square Enix e Disney, ambientato in un universo immaginario. La storia segue il protagonista, Sora, attraverso il suo viaggio e le sue esperienze con vari personaggi Square Enix e Disney e Pixar, scontrandosi nel corso della serie con le molteplici incarnazioni dell'antagonista principale, Xehanort. La lotta tra luce e oscurità è focalizzata sul cuore dei personaggi. La serie è composta da 13 giochi disponibili per più piattaforme e sono previsti titoli futuri. La maggior parte dei giochi della serie sono stati accolti positivamente e hanno riscosso successo commerciale, nonostante alcune critiche riguardanti la trama. A giugno 2019 la serie ha venduto complessivamente oltre 32 milioni di copie in tutto il mondo ed il suo grande successo ha portato a una vasta gamma di prodotti di merchandising, tra cui giocattoli, statuette, light novel, un gioco di carte collezionabili, colonne sonore, manga e guide strategiche. E al quarto posto torna, come sempre, la serie di GTA, perché a me piace, ragazzi, non ci posso fare nulla, mi diverte GTA, mi piace un casino. In questo caso è GTA 3, il terzo della serie canonica presente su PlayStation 2, quindi GTA 3. GTA 3, gioco del 2001, videogioco action adventure sviluppato da DMA Design e pubblicato da Rockstar Games per PlayStation 2, PS3, Xbox, PC, smartphone e tablet. Si tratta del terzo capitolo della celebre saga di videogiochi Grand Theft Auto, il primo in modalità 3D. Pubblicato e distribuito in Giappone dalla Capcom, è stato il videogioco più venduto del 2001 negli Stati Uniti d'America e in Europa. Grand Theft Auto 3 è l'ultimo capitolo della saga ad essere sviluppato da DMA Design, prima dell'acquisizione da parte di Take-Two Interactive nel marzo del 2002 e il cambio di nome in Rockstar North. La trama ci parla di Liberty City nel 2001. Il criminale Claude organizza una rapina ad una banca con la sua ragazza Catalina. Durante la rapina, Catalina tradisce Claude, sostenendo che lei sia una ragazza ambiziosa e che lui non la soddisfi. Ruba così il denaro e si dà alla fuga insieme a Miguel, boss del cartello colombiano. Nonostante Claude venga colpito con un colpo di pistola alla testa dalla ragazza, sopravvive e viene arrestato. Durante il trasporto al penitenziario, il convoglio su cui sta viaggiando viene attaccato proprio dal cartello colombiano, intento a far evadere un altro detenuto. Claude ne approfitta per scappare insieme a 8-Ball, un esperto in esplosivi. Grazie alle conoscenze di quest'ultimo, riesce a trovare un lavoro negli ambienti della mafia italo-americana, operante nel distretto di Portland, ai servizi della famiglia Leone. Ed eccoci al podio, le prime tre posizioni, che prima di dirvi vi dico sempre di cliccare mi piace, iscrivetevi, condividete, sempre le solite cose, ragazzi, sempre di, ma fatelo perché stiamo crescendo, siamo bravi, non faccio anche così per i capelli. Comunque, mi raccomando, fate tutto questo e al terzo posto c'è lui. Lo so, sono un po' fissato, va bene, che devo fare? C'è il fantasma di Sparta, c'è Kratos. C'è Kratos in God of War 2. Quando ci giocate non sembra neanche di avere davanti graficamente una PlayStation 2. Proprio la strizza in una maniera. God of War 2, gioco del 2007. Il gioco per PlayStation 2, prodotto da SCE Studios Santa Monica e pubblicato negli Stati Uniti nel marzo 2007, mentre in Europa il 2 maggio dello stesso anno, il gioco, come il predecessore God of War e i titoli per PlayStation Portable, God of War Chains of Olympus e God of War Ghost of Sparta, è un'avventura dinamica in 3D, con storia ispirata alla mitologia greca. Il suo immediato predecessore, God of War Betrayal, è invece in 2D, essendo per cellulari. Lo stile di gioco è simile a Devil May Cry. Il gioco è stato accolto molto positivamente dalla critica. Su Metacritic ha totalizzato un punteggio di 93 su 100 basato su 70 recensioni. Dopo aver sconfitto Ares, Kratos è diventato il nuovo dio della guerra e grazie al suo patrocinio gli Spartani tengono sempre più in pugno la Grecia. Il nuovo dio, tuttavia, prova ancora rancore verso gli altri olimpici.
poiché, anche se è stato perdonato per le sue colpe passate, Atena non ha rimosso i suoi dolorosi ricordi. La dea gli rivela inoltre che gli altri immortali lo guardano con sempre più sospetto, ma lo spartano ignora le sue parole. Raggiunta la città di Rodi, attaccata dai suoi adoratori, Kratos si ingigantisce per dare loro manforte, ma un'aquila lo colpisce, assorbe una parte dei suoi poteri e li trasferisce all'enorme statua posta davanti alla costa, che prende vita e lo attacca. Sebbene ritornato alle dimensioni umane, Kratos usa la spada dell'Olimpo concessagli da Zeus per sconfiggere il mostro e distruggerlo dall'interno, ma dato che l'arma deve assorbire tutti i suoi poteri divini, egli torna ad essere mortale e vulnerabile e rimane ferito gravemente nello scontro. Al secondo posto, uno dei capitoli della saga di Resident Evil più discussi per le sue dinamiche, perché cambiò radicalmente le dinamiche di gioco, di aspetto della serie di Resident Evil. Parlo del suo quarto capitolo, Resident Evil 4. A molti non è piaciuto perché dicevano che aveva snaturato la natura di The Survival Horror, ma a me sinceramente Resident Evil 4 è uno dei capitoli che è piaciuto di più in assoluto, a parte poi il 7. Comunque, Resident Evil 4, gioco del 2005, conosciuto in Giappone come Biohazard 4, è un videogioco a tema survival horror, focalizzato principalmente sull'azione. Pubblicato e sviluppato da Capcom, prima della pubblicazione del gioco, la Capcom annunciò che Resident Evil 4 sarebbe uscito in esclusiva per il Nintendo GameCube. Ciononostante, venne confermata anche un'edizione limitata per PlayStation 2 con contenuti aggiuntivi. La versione per Nintendo GameCube è stata distribuita l'11 gennaio 2005, quella per PlayStation 2 il 25 ottobre dello stesso anno. La versione PC è stata distribuita nel febbraio del 2007, Nintendo Wii nel 2011 e poi riportata su PlayStation Network e Xbox Live nel 2015. Resident Evil 4 rappresenta una svolta nella serie. I sostanziali cambiamenti di questo titolo sono la scomparsa di zombie sostituiti dai Los Ganados, nemici infetti da un misterioso parassita che li rende più veloci e insidiosi degli zombie, facendo quindi aumentare il ritmo del gioco e sfavorendo la risoluzione di enigmi e il risparmio di nozioni tipico del survival horror. Viene aumentato il numero di armi trasportabili durante il gioco, così come le munizioni e gli oggetti curativi, nonché la velocità del personaggio controllabile, che in questo capitolo sarà perfino in grado di eseguire degli attacchi corpo a corpo per difendersi dai nemici. Cambia anche l'inquadratura, ora fissa alle spalle del proprio personaggio, in modo che il gioco possa subito rendersi conto dei pericoli che lo circondano e reagire di conseguenza. La maggior parte dei Resident Evil successivi seguiranno tutti questo nuovo tipo di gameplay. Eccoci qua per il primo posto, ragazzi, quindi rullo i tamburi. Nel frattempo fate like, iscrivetevi, tutte quelle cose che dovete fare per forza, perché il video è grazie, mi apporta la miseria, grazie. Al primo posto c'è Kratos un'altra volta. Mi piace, che devo fare? Ammazzatemi, c'è Kratos nella sua prima trasposizione videoludica. God of War 1. E anche qui la grafica pazzesca per una PlayStation 2. E una storia, uno storyline, tutto il resto. God of War, il primo God of War, io credo tutt'oggi sia il migliore sotto ogni punto di vista, quindi godetevi God of War. God of War, gioco del 2005, videogioco prodotto da SCA Studios Santa Monica e pubblicato negli Stati Uniti nel 2005, è un gioco ad avventura dinamica ispirato alla mitologia greca, con uno stile preso da Devil May Cry e Prince of Persia, con alcune possibilità come mosse speciali su determinati avversari nel caso di particolari combinazioni di tasti, detti anche Quick Time Event. Sebbene questo gioco costituisca cronologicamente il primo episodio della serie, la trama segue quella di God of War Chains of Olympus e prosegue in God of War Ghost of Sparta. In suo seguito, God of War 2 è arrivato in Italia il 2 maggio 2007. Il videogioco è stato ben accolto dalla critica. Su Metacritic ha totalizzato un punteggio di 94 su 100, basato su 75 recensioni. Ha ricevuto il premio Gioco d'Azione dell'Anno allo Spike Video Game Awards del 2005 e David Jeff, il suo creatore, ha ricevuto il premio Sviluppatore dell'Anno. È il primo capitolo della serie, tuttavia, cronologicamente è il terzo capitolo della serie appartenente alla prima saga chiamata Prima Era, ambientata nella mitologia greca.
il gioco e il suo sequel, God of War 2, sono stati rimasterizzati e rilasciati nel novembre 2009 come parte della God of War Collection e nel 2012 la versione rimasterizzata è stata rilanciata come parte della God of War Saga. Sia per PlayStation 3, un romanzo del gioco è stato pubblicato nel 2010 e un adattamento cinematografico è in fase di sviluppo dal 2005. Ed eccoci alla fine anche per oggi della mia top 7. Mi raccomando di mettere anche la vostra top 7 per PlayStation 2 qua sotto nei commenti, magari ne parliamo, commentiamo e tutto quello che vi pare. So che non sarete del tutto lineari con quella che ho scritto io, perché comunque PlayStation 2 è una console sì retro ma molto conosciuta anche tutt'oggi, molti ci giocano, quindi avrete da dire sicuramente la vostra. Quindi ragazzi, non vi rimane altro che mettere un bel like, iscrivetevi al canale, condividete e azionate la campanellina. Ogni mercoledì sera ore 20:30 c'è Emuliamo, ogni venerdì sera ore 20:30 c'è questa fantastica top 7. Poi non so se sono già iniziate le live o se inizieranno, perché non so quando uscirà questo video, in quale venerdì sarò temporalmente parlando, non è vero? E quindi, come sempre, un saluto, vi ringrazio e stay tuned. Ciao, ragazzi!